Automaticamente il vestito è bello, non è il caso di mettere sfondi, fondi e cose, o bianco o nero. Allora, se questo, metteglielo più qua, questo lupo deve andare laggiù. Guagliù, però vai da muovere, tengo pochi spazi, piano, vai. Via gli ambienti creati all'istante, proprio perché, io dico sempre il fatto del posato, perché la cosa più bella, sai qual è? E nascondere la sfarrataggine che possa esistere dietro a delle immagini. È un proprio di bottega. La bottega ha fatto sempre una fotografia che era sociale, non era una fotografia solamente del matrimonio. Le ricerche le ho fatte sempre. Perché io quando vado a fare il matrimonio mi porto i miei collaboratori, gli scatti più da mettere nell'album e tutto li faccio fare a loro, però quello che mi serve a me è entrare con un altro occhio a parte nel matrimonio, dove io devo fare le fotografie principalmente per me, devo fare i ritratti per me, che poi dopo li faccio visionare, se a loro piacciono li comprano, se non piacciono non fa niente, me li tengo per me. E questo metodo qui mi ha dato la possibilità di avere un archivio non banale. I fotografi, i reportage si sono interessati al mio lavoro e automaticamente io ho detto perché non posso farlo pure io una ricerca sul mio lavoro stesso. Forse in Africa che importa, tu dimmi quando, quando, dove sono le tue mani ed il tuo naso, verso un giorno disperato, ma io ho sete ancora. Perché penso al futuro, tu dimmi quando, quando siamo angeli via, che ferma così, ferma. Bella, sì. Tirati verso Fabio, alza la testa, vai. Io sete, sì. Sì. Sete ancora, ancora. E vivrò. Fotogenica, in quel caso vivo a portare la modella. Tutto il giorno per vederti andar via, tra i ricordi e questa strana pazzia, il mare di che non esiste, chi vuole un figlio o no. Cerco di essere molto vicino alla tua, cerco di capire io davanti a me e cerco di guardare solamente il lato. Dimmi quando, quando ho bisogno di te, almeno uno. Per dirti che ti odio ancora, tu dimmi quando, quando, lo sai che non ti avrò sul tuo viso, sta per nascere un sorriso, ed io sete, ho sete ancora. Vuole un figlio, non esiste.
sulla tomba. Capito? Quanto? Vieni. Cosa dobbiamo fare con questa foto? Sul cimitero. Benissimo, vedi? Vai avanti. Vai. Ma fra 100 anni. Pronti? Vai. Guarda a me, ah no. E a tutti, vai. Va bene. Ciao. Saluto mamma, Medano. Ciao. Non ce la faccio a pigliare vita come me, ma ne vado fin da notte in un bicchiere, a dormire di notte.